Spal Pescara, partita di cartello della settima giornata del girone di andata. La Spal viene da un momento difficilissimo, ha cambiato l'allenatore via Di Carlo, dentro naturalmente ingaggiato Leo Colucci. Il Pescara invece vive un ottimo momento con 4 vittorie ed un pareggio, la squadra che segna a raffica. L'arbitro Nicolini della sezione di Brescia si comincia così. Il Pescara comincia molto bene questa partita, il primo tiro in porta è di Antenucci, però insomma non inquadra lo specchio, la porta difesa da Plizzari. Poi attenzione, c'è il tiro qui, la conclusione di Merola che viene servito da Cornero, respinge a pugni chiusi il portiere del Favero che è l'ex di questa partita. Siamo al 19° minuto, vediamo Cuppone, il suo cross, il suo invito in mezzo entra in scivolata, male l'ex di questa partita Carraro che viene ammonito, l'arbitro indica il dischetto sul punto di battuta, c'è Tugliov, ex, uno degli ex della partita, freddo, implacabile dal dischetto, pallone da una parte, portiere dall'altra. Questo è il terzo sigillo in campionato per Gheorghi Tugliov, estone, classe 2001. 1-0 Pescara, questa è la reazione della squadra di casa, la punizione, il sinistro molto violento di Sinigardi che spolvera la traversa della porta difesa da Plizzari. Poi attenzione ad Accornero, grande stop, si gira il suo sinistro che termina di un soffio al lato, applausi per Federico Accornero da parte dei 1072 tifosi biancazzurri presenti al Mazza. E poi ancora il Pescara che ha diverse opportunità per raddoppiare, qui Merola colpisce malissimo il pallone dopo essersi liberato dalla marcatura di un avversario, ma qui rischia anche il Pescara con la parata di Plizzari, viene chiamato in causa proprio Contigliano, uno dei giovani più interessanti della Spal, classe 2004, lo scorso anno è stato lanciato da Oddo in Serie B. E poi il pareggio al 42° della Spal, Celia, quinto gol con la maglia della formazione Estense, lo scorso anno 4 in Serie B. Dal Monte, la chiusura di Brosco, fortunato Dal Monte, il rimpallo favorevole, però lì non c'è nessuno che va a trovare il contatto, a cercare il contatto con Celia, mancano i riferimenti, si perdono i riferimenti in area piccola. Il pareggio della formazione Estense nel secondo tempo, ritmi molto più bassi, colpo di testa di Merola, del Favero respinge in fallo di fondo e poi il sinistro ancora di Merola che sorvola la traversa della porta di difesa da del Favero. Siamo all'89°, la pressione di D'Agasso su collo dell'entrato in corso d'opera. Guardate Cangiano che è entrato dal primo minuto del secondo tempo, il suo destro è violento, sì, non c'è deviazione, ci sembra impreparato del Favero, però insomma diamo grande merito al numero 32 del Pescara. Questo è il secondo gol con la maglia del Pescara, terzo se consideriamo la pennellata su punizione, il gioiello del match con la Fermana di giovedì scorso. Finisce dopo 4 minuti di recupero a Ferrara, Pescara batte Spal 2-1.